Abbiamo vinto! Evviva! Festeggiamo! Festeggiamo! C'è poco da festeggiare, secondo me, questa sera. Vabbè, festeggiamo il risultato, il passaggio del turno. Siamo ancora in corsa per tutte le competizioni, però, madonna, che fatica, che sudata. Non pensavo, sono sincero, di dover ricorrere addirittura a Cristiano Ronaldo. Mi aspettavo una partita particolare, ma adesso ne discutiamo un po' tutti insieme. Qui sotto in descrizione, OneFootball, scaricatevelo sui vostri smartphones, sui vostri devices, scaricate tutto e OneFootball è gratis, perché intanto c'è una partita abbastanza importante domenica, c'è un big match, scudetto, uno scontro diretto, c'è il derby d'Italia, c'è Inter-Juve e sicuramente è la partita che aspettiamo praticamente di più, guardando un po' tutto il calendario, anche se in realtà è il Milan la squadra là davanti, ma l'Inter è sicuramente una squadra importante e ci farà capire un po', è una prova del 9, un termometro per vedere un po' dove siamo. Dopo stasera non sono contentissimo, ecco, nel senso che allora, abbiamo fatto un primo tempo che secondo me era ok. Abbiamo preso un gol nel primo tempo che deriva da una disattenzione, secondo me, evidente di Wesley, che non si intende in una scalata difensiva, in una diagonale difensiva, insieme a Dragusin, che secondo me stringe giustamente, ma ne parleremo comunque domani nelle pagelle, e prendiamo un gol per una disattenzione di due ragazzi giovani che non hanno mai giocato a questi livelli, non hanno mai giocato titolari nella Juventus, non hanno mai giocato in squadre di Serie A. Ecco, sono giocatori sicuramente di squadre inferiori che si affacciano per la prima volta a campionati più importanti e così competitivi, quindi io accetto quel gol. In realtà accetto anche il secondo, è un gol un po' strano, cioè io l'avevo messo in preventivo, sapendo che Pirlo avrebbe dovuto necessariamente fare un turnover massiccio in previsione dell'Inter, avevo messo in preventivo di vedere una partita strana, una partita bizzarra, una partita particolare. Non avevo dubbi. Non pensavo di dover vedere Cristiano Ronaldo in campo. Ecco, nella mia testa c'era Ronaldo non entrerà qualsiasi cosa possa accadere. Invece Cristiano è entrato e non l'ha risolta lui. Bam! Plot twist, incredibile. Dicevo, un primo tempo che mi ha, non dico entusiasmato, ma mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto. Una Juve che parte anche abbastanza bene, poi ti fai recuperare, rimontare dal Genoa, in casa tua non puoi essere contento. Poi sapete bene come la penso ogni volta che prendo gol, una parte di me muore, perché io preferisco vincere le partite senza prendere gol, quindi figuratevi. Però, ok, è successo e alla fine la risolverà Fia. Raffia, noi l'abbiamo chiamato Raffia tutta sera, ma è Raffia. Un impatto non stupendo, secondo me, appena entrato ci ha dimostrato qualche lacuna, ecco, chiamiamola così, qualche gap a livello tecnico con il resto della squadra. E poi il calcio è strano e anche bello per via di questa roba qua, Raffià è il giocatore che risolve tutto e porta avanti la Juve. Per lui sicuramente sarà stata una serata indimenticabile, un'emozione fantastica, però veramente il calcio è una roba che non si può spiegare, non si può descrivere, è allucinante, è una roba allucinante. Una roba strana. È contento di alcune cosine, ne parleremo nel dettaglio meglio domani. Scontento di tante, però è anche da sottolineare che sia l'Inter che il Milan, altre due squadre, come abbiamo detto, molto competitive in questo campionato di Serie A e sicuramente anche più competitive di noi, lo dice la stessa classifica. A questo punto bisogna ragionare così. Hanno fatto fatica, sono andate entrambe ai supplementari e poi sono andate avanti entrambe. Una l'Inter come noi ai supplementari e l'altra ai rigori addirittura, quindi la Coppa Italia che viene vista come competizione secondaria sempre, la Coppa Italia che viene vista come momento in cui far tirare il fiato almeno in questo momento ai titolari, e sicuramente non si vuole rischiare di qualche infortunio in previsione dei big match. Era proprio per questo che dicevo, non lo so se Cristiano Ronaldo lo vedremo mai, anzi avevo detto no, non lo vedremo, invece l'abbiamo visto, è entrato, ha dovuto giocare. E alcune cosine che mi vengono in mente. Chiellini titolare, mi viene a dire che è un Chiellini non titolare domenica. Stessa cosa forse posso dire per Arthur, che aveva fatto tutti i 90 minuti col Sassuolo e tutti i minuti di questa partita. Sappiamo bene che Arthur è un giocatore che Pirlo fino adesso ha centellinato abbastanza con cura. E quindi temo che non partirà titolare dal primo minuto. Bentancur, come al solito, c'è l'abbonamento a cartellino giallo, quindi viene rilevato per Rabiot. Ho visto un Kulusevski un po' nervosetto. Non so se l'avete vista anche questa cosa. Che è un pochino arrabbiato, non si capiva bene cosa potesse essere. Però vabbè,
Dai, siamo andati avanti, sappiamo che in questo momento siamo nella parte di stagione in cui è risultato quello che ci deve importare, che dobbiamo tenerci stretti. Questa sera comunque su Twitch siamo stati tantissimi, di questo vi ringrazio. Noi ci vediamo domani con le pagelle, non sono contento, sì, non sono contento, vado a letto non contento per quello che ho visto. È stata una partita nella quale ci siamo divertiti più probabilmente a parlare tra di noi in chat che vedere la Juve giocare, perché sì, non c'è stato chissà quale tipo di prestazione. Ci può stare, mi viene a dire che ci può stare. Speriamo di fare meglio domenica, che è la partita che mi interessa di più, diciamo così, mi interessa di più. Contento per il gol di Morata e di Kulusevski. Morata l'ha giocata tutta, si candida a essere il titolare là davanti, per farci capire che ha recuperato completamente l'infortunio, si è fatto tutta la partita, supplementari compresi, e vedo che c'è un po' di affinità. Rimango ancora dell'idea che Kulusevski debba giocare più vicino alla porta possibile e con meno compiti difensivi possibile, perché anche quando poi l'abbiamo messo in fascia, secondo me, ha perso molto il suo potenziale. Invece là davanti mi è piaciuto, mi è piaciuto. Bene, vi saluto. Video un po' più corto del solito, vado a letto. Mi piace questo video, ci vediamo domani con le pagelline, dai.